generazione, si tratta di un dispositivo molto carino, destinato a un pubblico giovanile, e è disponibile in diverse colorazioni, tra questa che vedete è bianca. È un prodotto basato sul processore Cortex A7 Dual Core, quindi è abbastanza veloce. Ha uno schermo IPS con risoluzione 480x320 pixel HVGA, non è molto definito, però diciamo che è comunque un passo avanti rispetto a L3 e L3-2 che presenta uno schermo con risoluzione 320x240. Qui abbiamo comunque un miglioramento, comunque abbiamo Android 4.4 KitKat, quindi l'ultima versione del sistema operativo di Google. Abbiamo una fotocamera da 3 megapixel, ovviamente non è presente il flash LED e né autofocus. La batteria è da 1700 mAh e sarà disponibile in Italia probabilmente da marzo o aprile. Il prezzo è ancora sconosciuto, però probabilmente tra i 99 e i 100.